a tutti, naturalmente copritarga, quindi si parla di moto. Eccomi, parlando di moto, accessori, non a giro perché ho un freddo, si pela. E niente, praticamente ora sì, vi faccio vedere come funziona questa cosa qui. È un tester per batterie della Unibat, e ho anche la batteria a litio sotto la moto, sempre della Unibat, ditta italiana. Il modello del tester è l'UBT 710. Vabbè, si vede all'incontrario, ma basta leggerlo come va letto. E ora vi faccio vedere come funziona. L'apparecchio, il tester, è questo qui. Mi ero già avvantaggiato, rumore in sottofondo e sentite l'asciugatrice che sta andando perché con questo tempo i panni fuori col cavolo si asciugano. Niente, bando alle ciance, anzi sta la moto di mio fratello, questa è la mia. Allora, come dicevo, ho levato la sella del passeggero, la sella del pilota, il tester è questo qui, piccolo, sta in un palmo della mano, quattro tasti, si accende automaticamente, basta quando colleghi i cavi si accende. Poggio un attimo qui, ora vi faccio vedere. E l'ho comprato su motoshopitalia.com insieme a una borsa a rullo tipo questa ce l'avevo di già, l'ho comprata un'altra e niente, poi vi fa vedere anche la borsa. Test l'ho pagato 29 euro mi sembra, spesa onestissima, e ora si va a vedere come funziona. Collegato naturalmente il morsetto rosso al più e il morsetto nero al negativo. E questo tester ha anche la funzione di van protezione in caso uno inavvertitamente si dovesse sbagliare, inverte i cavi, i morsetti, scusate. E il tester va solo in protezione, quindi non danneggia né la batteria né tantomeno l'impianto della moto e neanche il tester. Allora, come appena acceso, vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco qua, ti invia subito la batteria al voltaggio 13,8, dice la batteria è carica. Qui ci sono varie impostazioni e le sposti utilizzando le frecce. Allora, qui all'inizio il menu è in inglese, ma basta andare su imposta. Enter, dice lingua, cicalino, contrasto, test delle attrezzature, ti fa vedere, intanto vediamo il test delle attrezzature, si seleziona, enter, test LCD e test dei pulsanti, fa vedere se funziona tutto, proviamo test LCD, premi ESC per uscire, ti fa vedere che funziona, che si legge tutto, si esce ancora. Poi la quarta opzione su di ti dice la versione dell'apparecchio. Si torna indietro, si torna in su, scusate ma riproduzione, non mi ricordo che era, ora si scopre insieme. Ah, qui ti fa vedere tutti i test fatti, ti fa vedere l'ultima misurazione, io l'avevo già provato. E ora si va con il test della batteria, livello batteria, enter sempre. Qui ti dice se la batteria all'interno dell'auto, cioè in questo caso della moto, o all'esterno. Questa la batteria è collegata sempre alla moto. La batteria è meglio, soprattutto di Ducati, multistrada, è sempre meglio lasciarla collegata. Così almeno mi hanno detto in concessionaria, io riporto. Ah, si dice all'interno dell'auto. Qui ti fa vedere il test batteria, test avviamento e test ricarica. Ora, essendo un garage, vi posso far vedere solo il test batteria perché dovrei accenderla, però la devo mettere fuori qui
fa qualche goccia, sicché non ho proprio voglia di bagnarmi. Poi a breve si fa anche un test sull'avviamento e il test sulla ricarica. Allora, test batteria, si dà enter, controlla la superficie, accende le luci, tieni i fari accesi per 10 secondi, spengi le luci. Allora, controlla l'area superficiale, accendi le luci, che si va qua. Quadro acceso. Ora, queste sono le posizioni. Questi sono fari. 10 secondi, si aspetta un attimino. Poi dice spengere le luci, ma qui in realtà lascia accese perché non si spengono. Poi dice, Madonna, scusate. Ecco, controlla la carica. Quando siete pronti, gli dai enter. Batteria ordinaria, qui ti fa scegliere il tipo di batteria. Allora, io in questo momento monto una batteria a litio. La casa, la Unibat mi ha detto che va selezionato gel. Enter. Poi devi guardare che tipo di batteria è. La mia è CCA, ho già controllato. 300. Ora, se c'è la FO, vi faccio vedere dov'era. Qua giù, CCA 300, si vede qua giù in basso sulla destra. Vediamo. Eccolo qua, schede 300. Selezioni 300, vedi cosa in su e in giù, gli dai il valore, ti dice enter. Prova. In questo momento sta provando. Buona batteria. Dice il 98%, tutto. Poi esci e lui ritorna in stand-by. Al momento che avete fatto le vostre operazioni, basta staccare i morsetti e il tester si spenge. Guarda, stacco il nero, bello spento. E la spesa è costa uno in garage, non viene metterlo. Ora poi vi farò vedere. Quando fa il test di avviamento, praticamente uno accende la moto e ti dice lo spunto, la batteria se è buona, se è da cambiare. E niente, ora poi farò anche il video sulla borsa. Va, intanto vi saluto e niente, vi saluto e se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace. Pollice in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!